Il GF VIP è anche caratterizzato da colpi di scena e da dinamiche che non ti aspetti ed è quello che è successo nelle scorse ore. A rivelare qualcosa che il pubblico probabilmente non si aspettava di sentire è stata Lulu Selassie, che ha parlato in modo insolito di Soleil Sorge. Lo ha fatto durante una chiacchierata con la sorella Jessica e le sue parole hanno cominciato a rimbombare ovunque. I telespettatori non si aspettavano certamente di udire queste frasi a poco dalla finale del programma. Contro Lulu Selassie si è invece scagliato Davide Silvestri, che non ha accettato di essere stato nominato dalla principessa etiope. Lulu è una doppio giochista e proprio bugiarda, le parlerò e glielo dirò. Sono arrabbiatissimo con lei, sono proprio nero. Io me la sono presa con Soleil per l'affetto che c'è e ho perdonato Lulu che mi ha dato dell'infame. Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare. Comunque, a prescindere da come andrà a finire con la nomination, me la godrò fino alla fine questa esperienza e non me la prenderò più. Comunque Lulu Selassie si è anche soffermata su Alessandro Basciano, che ha lasciato la trasmissione. Mi dispiace molto che sia andato via, mi rivedevo molto in lui e gli voglio molto bene. Lui è come me al maschile, impulsivo, una persona che si arrabbia ma che ha tanto cuore ed è sensibile. Mi dispiace parecchio anche perché stava vivendo il suo amore con Sophie, dormo con lei per starle vicino. Ma sono state le parole indirizzate a Soleil Sorge che hanno lasciato tutti a bocca spalancata. Lulu Selassie ha voluto subito chiarire la sua nomination, visto che in molti forse si aspettavano che potesse nominare Soleil, ma così non è stato fatto. Non potevo nominare Soleil perché è la persona con cui anche quando ci siamo conosciute prima di entrare qua ci siamo piaciute, poi abbiamo avuto dei fraintendimenti. Però da ormai un mese e mezzo ci vado d'accordo. Quindi, la considera praticamente come un'amica, nonostante il passato con lei non sia stato sempre roseo. In puntata Lulu è stata censurata dalla regia del GF VIP appena ha pronunciato la frase, che poi Fabrizio Corona è amico di Alfonso Signorini. In quel preciso istante il microfono della principessa è stato spento. Quindi, la regia ha immediatamente preso posizione, al fine di evitare che da casa sentissero qualcosa di inopportuno. E quindi è stata resa muta.